Professor Tarnazzi dice: guarda che nelle mie ricerche, nei miei studi che ho fatto su Leonardo a Ponte Buriano, da queste parti, eccetera, in questi studi io mi sono imbattuto in una battaglia che è avvenuta a Castiglionfibocchi. Essendo tu di Castiglionfibocchi, hai il dovere morale di fare questa ricerca. Si chiama La battaglia di Castiglionfibocchi e la sollevazione di Arezzo del 1502. È il titolo di un libro di profondissima ricerca storica con cui Ernesto Ferrini ha fatto riemergere un'importante pagina del nostro passato allo stesso tempo poco conosciuta. Dopo la presentazione di Castiglionfibocchi è stata la volta di una serata in cui Ferrini ha raccontato questo squarcio di storia alla Casa dell'Energia di Arezzo. Le cose poi sono andate come sono andate, purtroppo è passato il tempo, eccetera, eccetera. Fino a che 3 anni fa veramente mi capitò una pubblicazione del canonico Pezzati qui di Arezzo che richiamava questo episodio del 1502 con la celebrazione di Arezzo. E allora cominciai a fare questa ricerca. I protagonisti sono, è molto importante secondo me, perché sono coinvolti i maggiori protagonisti e personaggi del Rinascimento. Uno è questo, Cesare Borgia. Alessandro VI era il padre di Cesare Borgia, avuto con una delle sue amanti, che era la Cattani. E Cesare Borgia, il duca di Valentino A, stava dietro a questa sollevazione di Arezzo. Ma non solo, erano interessati i Medici, il Cardinal Giovanni de' Medici, futuro Papa Leone X, Piero de' Medici, erano i figli di Lorenzo il Magnifico.